Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E la guerra è questa, violenza, distruzione e dolore, ricordiamocelo sempre. Oggi, lo dico a Augusto, poi arrivo anche da Del Mastro, ci sono due cose. Sappiamo che c'è un tema di slittamento, no? Del nuovo pacchetto di armi che l'Italia può, insomma, deve votare in Parlamento per l'Ucraina, a febbraio si dice. E dall'altra parte c'è un'intervista molto interessante a Podiola, che è il primo consigliere di Zelensky, che dice fate presto, perché la Giorgia abbiamo un ottimo rapporto con la Meloni, ma vogliamo dirvi che non è vero che le armi prolungano la guerra, le armi sono l'unica possibilità che abbiamo appunto di non essere mangiati da Putin, e quindi chiede invece con urgenza le armi. Questo è un tema italiano molto grande, no? È un po' un tema generale, però tieni conto una cosa, che il profilo di questa guerra lo avevamo già di fatto intravisto, io l'ho scritto diverse volte nei mesi scorsi. Siamo in una situazione in cui è molto difficile che sia l'uno che l'altro possano accettare, ma non è tanto perché vuole distruggere ormai l'Ucraina, cioè Putin non può accettare di perdere, altrimenti perde anche il potere, l'autorità che nel suo paese. E dall'altra parte tu hai chiesto al popolo ucraino grandi sacrifici e poi dirgli adesso fermiamoci. Quindi noi non avremo mai una pace, avremo una posizione di stallo, non di impatto. Cioè, nel senso, una situazione in cui c'è le due forze in campo si fermeranno perché non possono andare avanti, né gli ucraini né i russi. Per questo è importante la vicenda delle armi. Perché? Perché quello che garantisce che questo stallo ci si arrivi e quindi a questo punto poi si passi a una fase successiva, che è quella di organizzare, ma sempre in termini in cui di conflitto, è fondamentale che, ecco, l'Ucraina non soccomba rispetto alla possibilità di una reazione russa o via dicendo. Quindi il tuo invito al governo è fate presto. Ma sì, perché nei fatti purtroppo è stata scelta quella strada. Ed è inutile, diciamo, non guardarla per quello che è. Noi lo vediamo, cioè nel senso, con tutto quello che è avvenuto e con le immagini che avete dato, ma io penso che ci saranno cose ancora più tragiche, perché da una parte e dall'altra non ci si ferma, quando non c'è neanche la luce di una vittoria né per i russi e dall'altra parte la possibilità di riprendere la Crimea da parte degli ucraini? Allora, è Del difficile. Mastro, slittamento a febbraio.